Allora, riprendiamo oggi alcuni concetti che avevamo iniziato a lanciare nella nostra lezione di lunedì, il primo dei quali è appunto questo connection pooling, che avevamo visto essere un meccanismo, no, per azzerare in qualche modo i tempi di connessione al database quando eseguiamo le query, no? Allora, per apprezzare l'utilità di questo, a che cosa serve, magari sviluppiamo insieme un piccolo programmino che faccia molte query, ad esempio, no? Sfruttando, diciamo così, il database Yelp che abbiamo visto la volta scorsa, su cui abbiamo cominciato a lavorare la volta scorsa. Aspetta, IDSQL devo lanciare ancora. Per cui io ciò che ho fatto nel progetto di cui vi ho condiviso il link questa mattina, perché non mi fai entrare, ok? Sul database Yelp, nel progetto che vi ho condiviso questa mattina ho creato un progetto nuovo con tutte le librerie Maven, JavaFX, eccetera, in cui essenzialmente ho riportato nel pacchetto model le classi che abbiamo fatto insieme lunedì. Quindi la classe business, la classe review e la classe user. Le ho semplicemente completate perché erano, diciamo così, non avevamo finito l'implementazione lunedì in aula. E sono le classi che ci possono servire per memorizzare i dati. Per quanto riguarda la classe review, che conteneva delle relazioni esterne, io per il momento ho messo entrambi gli attributi, quindi un attributo che memorizza il valore della chiave esterna e un attributo che memorizza l'oggetto corrispondente. E mi sono messo un commento del tipo: l'oggetto magari lo carico solamente al bisogno in modalità lazy loading, poi vediamo come implementarla. Ok? Allora, vabbè, questi sono semplicemente gli oggetti di lavoro. Poi mi sono fatto un package DB, test DB, dentro il quale c'è la nostra site classica DB Connect, che ho chiaramente modificato in modo da arrivare al database di Yelp. E proviamo a implementare qualche metodo del DAO per leggere questo database, no? Ad esempio, io potrei pensare di voler leggere tutti i business, ad esempio, e poi per ciascun business calcolare qualche valore che sia, ad esempio, la media delle recensioni di quel business. Quindi, che vuol dire che all'interno del DAO io potrei definire due metodi, uno che restituisce una lista di business, chiaramente list andrà preso da java.util, business andrà preso dal model, che sarà un read businesses. Dammi tutti business, plurale, sì. Dammi tutti i business presenti nel database. E poi immaginiamo che per ciascuno di questi business vogliamo estrarre, ad esempio, la votazione media. Allora, per quello potremmo avere un altro metodo del DAO che, ricevendo l'informazione di un business, mi calcola il numero di stelle medie, ad esempio. Quindi potrebbe essere un altro metodo, questa volta mi restituisce semplicemente un double, average stars di che cosa? Di un certo business B. No? Vogliamo avere la tabella con tutti i business e la valutazione media di ciascuno. Allora, il DAO dovrà fornirmi questi due valori, l'elenco di tutti i business e poi, dato un singolo business, un valore che mi dia il numero medio di stelle che ha ricevuto in tutte le recensioni che lo riguardano. E allora, a livello di query, che cosa dobbiamo fare? Beh, sul primo è molto semplice, basta fare un select di tutti i business e poi ci costruiamo questa lista. Quindi proviamo prima a farcelo sempre
sul database direttamente, come si sono ridimensionate queste finestre, è molto curioso. Posso andare a fare una select asterisco from business e questo è il risultato che contiene, appunto, sapevamo già che era un bel numero, 11.000 righe. Questo è un primo dato che possiamo leggere. Noi abbiamo già un valore di stars, che è già un riassunto del numero di stelle di questo ristorante, ma è approssimato. Vedete 4, 4,5, 5, eccetera. Io quello che vorrei riuscire a fare è andare a prendere effettivamente le review di questo, di ciascuno di questi ristoranti, vedere ciascuna review quante stelle ha dato e poi facciamo la media di quei valori lì. Quindi ad esempio prendiamo un ristorante qualunque, uno che abbia un review count un po' alto, che ne so, questo qui ad esempio, che ha questo ID, che mi copio da qualche parte, e provo a fare un'altra query che mi dica, calcoliamo a partire dalle review quante stelle avevo, e quindi vuol dire che le stelle le vado a calcolare partendo dalla colonna stars della tabella review. Quindi andrò a prendere select, che so, la media di stars da una tabella review, reviews si chiama la tabella, where il business ID è uguale a questo qui che mi sono preso da prima. E in questo caso vediamo che questo, che nella tabella dei ristoranti era indicato con 4,5 stelle, che era un valore approssimato, se vado a vedere il valore vero della media, ovviamente non è distante, ma è 4,27. 4,27 effettivamente arrotondato al mezzo punto più vicino, è più vicino a 4,5 che non a 4,0. Quindi questo è il numerino che ipoteticamente voglio calcolare per ciascun ristorante degli 11.000 dati. Ok? Allora, vediamo di implementare i metodi del DAO, per questi due metodi del DAO che mi vadano, diciamo così, a realizzare queste due query. Lo sappiamo già fare, non c'è nulla di particolare. Okay? Magari anziché AVG start, fammi solo dare un nome a questo, as media o stelle. Così il nome della colonna diventa stelle, più facile da andare a pescare poi dal result set. Ok, allora, il primo metodo del DAO è quello che eseguirà questa query e quindi oramai siamo già allenati a dire che io devo avere una nuova connessione, ce la facciamo dare dalla nostra classe dbconnect getConnection, ricordiamoci di chiuderla. E ovviamente qua dobbiamo mettere tutto dentro un bellissimo try catch in cui eseguiamo tutto il codice relativo al database e abbiamo una SQL semplice, che è quello che abbiamo appena provato qui, e poi creiamo una lista di business come risultato. Result uguale new array list, anche qua mi serve di importare array list, creiamo uno statement, quindi connection.prepare statement, scusate, statement st uguale connection.prepare statement partendo da questo SQL, la classe statement anch'essa va importata,
e poi eseguiamo questo statement, quindi result set da java.sql result uguale st.execute qui execute. Scusate, non è statement ma prepare statement. Non mi trovavo il metodo, che metodo execute, perché ottengo un prepare statement e quindi ho semplicemente il metodo execute query. Non ho bisogno di passargli l'SQL perché gliel'ho già dato in fase di preparazione. E poi vado semplicemente a svolgere il risultato, ormai sappiamo che si fa while result.next. Per ciascun elemento del risultato vado a estrarre un nuovo business B, creando un nuovo oggetto in cui nel costruttore andrò a mettere con tanta pazienza e umiltà uno per uno i vari campi, quindi new business vuole una serie di argomenti che sono, il primo è, non mi ricordo in che ora, in che ordine li avevo scritti, fatemi andare a prendere la classe business, business ID, e qui è un lavoro di pazienza, quindi il business ID lo prendo dal result set.getString, perché è un ID, dalla colonna che si chiama appunto, andiamo a prendere i nomi delle colonne, si chiama appunto, scusate, devo essere sulla tabella business, business underscore id, quindi business underscore id. Poi secondo parametro è full address, e quindi nel nostro DAO estrarrò il secondo parametro come get string della colonna che nel database si chiama full underscore address. Poi il terzo parametro di business è active, che è un booleano. Allora, in realtà noi il nostro campo active, ricordiamo che era una stringa, abbiamo deciso noi di convertirlo in booleano. Quindi prima di mettere questo valore booleano dobbiamo preelaborarlo, quindi vuol dire che mi dovrò creare una piccola variabile booleana active, poi andrò a vedere se result.getString della colonna active è equals a true, vabbè, semplicemente active uguale questo. No? Cioè questo getString mi dà la stringa true o la stringa false, se equals a true, il risultato di questa espressione fa true come booleano, equals restituisce un booleano, che è il parametro che posso mettere qua, come terzo argomento del costruttore. Poi vado avanti, categories, che è una stringa, res.getString, virgolette categories, virgola. Prossimo argomento, city, res.getString, city, virgola. Review count, che è un intero, res.getInt review underscore count, mi pare che sia scritto così nel database, andiamo a controllare, sì, review underscore count. Poi abbiamo l'argomento successivo, che è il business name, questo, che è una stringa, quindi result.getString business underscore name. Mm,
neighborhoods, get string neighborhoods. Poi abbiamo longitudine, latitudine e longitudine in quest'ordine, prima latitude e poi longitude, get double latitude, res.get double longitude. E poi abbiamo ancora qualcosa, se non ricordo male, state stars, state stars. Quindi res.get string di state e res.get double di stars. Basta avere pazienza. Quindi abbiamo creato l'oggetto business e lo agganciamo alla lista, all'array list di risultato, result.add b, e alla fine del ciclo, dopo aver chiuso la connessione, restituiremo il risultato. Questo tranquillo metodo del DAO. Questo qua si arrabbia, fatemi fare un return null. Così non abbiamo errori di compilazione. È ancora rosso perché? Ah, perché non ritorno nel caso, quest'altro caso. Ok. Allora, testiamo magari questo metodo per vedere se funziona. Quindi mi sono predisposto una classe testDAO, che per ora non fa nulla, ma da questa classe potremo provare a chiamare questo metodo che abbiamo appena implementato, list di business. Businesses, businesses uguale DAO.get read businesses, e poi vabbè, non li stampiamo a tutti 11.000, ma per verificare possiamo stampare, che ne so, qua, il numero system out print line di businesses.size. Volendo possiamo stampare il primo, giusto per vedere che ci siano dentro i dati corretti. Get di 0. Giusto per controllare che questo metodo è semplice, ma non abbiamo fatto errori stupidi. Allora, se faccio un run di questo metodo, vabbè, qui colpa mia che non ho messo il toString all'oggetto business, 11.587 è il numero che ci aspettavamo dalla query, no? La prima query aveva effettivamente 11.537 righe. Qui mi stampa questo perché ovviamente l'oggetto business non ha il metodo toString, però per vedere qualcosa possiamo aggiungerlo. Genera toString al fondo in cui ci metti tutti questi campi. Vai. E quindi genera un toString un po' macchinoso, però mi permette almeno, rifacendo un run, di vedere il primo dei vari business col suo ID, con l'address, active uguale true, categories, eccetera eccetera. Ok, quindi vediamo, ovviamente c'è un campo reviews che è null perché non abbiamo popolato, sarebbe il campo che mi dà, volendo, se lo vogliamo popolare, la lista di review che sono associate a questo business, ma le review non le abbiamo ancora lette dal database, quindi di sicuro
non possiamo popolarlo questo campo, che manterrà la relazione, manterrà in memoria la relazione. Ok, quindi questo non abbiamo fatto nulla di speciale. Tra l'altro, come abbiamo visto, è un'elaborazione istantanea, nel momento in cui faccio run ho subito il risultato. Adesso la seconda cosa che dobbiamo fare è prendere sempre il nostro test DAO. Volevamo prendere ciascuno di questi elementi e calcolare il numero di stelle, calcolare la media del numero di stelle, poi memorizzarcela da qualche parte, che ne so, in una lista, no? Una lista di double stelle, new array list. E come faccio a popolare questa lista? Beh, semplicemente prendo i business uno per uno e chiedo a ciascuno di calcolarmi quante stelle hanno. Quindi avrò for business b di businesses, una parola che fosse meno antipatica al plurale non sono riuscito a farlo, per ciascun business di quelli che ho appena letto, di questi 11.500, calcolerò il numero di stelle double numero di stelle, chiedendo al DAO average stars di questo business B specifico, e poi questo numero lo appendo a stelle. Si chiama add in Java, add di number. Yelp DAO. Allora, in Yelp DAO ho creato la lista di business come result, poi ho fatto la query, all'interno della query per ciascun elemento del risultato ho creato un oggetto business e l'ho appeso al result. E poi alla fine ritorno al result al chiamante. Allora, adesso diciamo, per calcolare queste stelle medie ovviamente devo implementare anche l'altro metodo average stars, in modo che poi il test DAO si possa leggere questi numeri, perché ipotizziamo che gli servano a qualcosa, no? Allora anche qua faremo la stessa cosa, connection con connection con uguale dbconnect getConnection. Questo si porta dietro l'esigenza di mettere un try catch, e poi qua dentro chiaramente faremo un connection.close per non dimenticarcelo, e in mezzo definiamo lo statement, che questa volta è uno statement parametrizzato, no? Perché abbiamo calcola il numero di stelle medio per un determinato business ID. Quindi questa query qua la riportiamo in Java, dove ovviamente il business ID lo sostituiamo con un punto interrogativo, perché diventa un parametro della query. E tutti questi barra n, barra s, n li sostituiamo con uno spazio, come già facevamo. Quindi ho una query parametrizzata, creo un prepared statement a partire di questa, da questa query, connection.preparedStatement a partire da questa query, fornisco a questa query il valore del parametro, che in questo caso è l'id del business, quindi st.set string, primo parametro, primo e unico parametro, la stringa, il valore del parametro è l'id del business, io il business lo ho come oggetto e quindi sarà un b.getBusinessID. Quindi ho personalizzato la query con questo business ID, la eseguo, resultSet, resultSet, res, uguale, statement.executeQuery, e mi aspetto che questo resultSet abbia esattamente una riga come risultato, perché la query è un count, è un average per carità, quindi ha esattamente un risultato. Quindi posso posizionare result set alla prima riga,
non ha senso fare il ciclo while o una riga sola, quindi mi posiziono sulla prima riga e poi estraggo il risultato. Double stelle uguale result.get stelle, get string, scusate, della colonna che si chiama stelle. Non è get string, è get double. Ok, stelle è il nome che ho dato alla colonna che contiene una media, a sua volta è un numero reale, quindi lo estraggo come get double, è una variabile stelle, che poi restituisco al chiamante return stelle. Devo fare questo doppio gioco di parcheggiare il valore qui e poi restituirlo dopo, perché in mezzo devo chiudere, devo ricordarmi di chiudere la connessione. Non posso fare il return prima di aver chiuso la connessione. E se chiudo la connessione poi non posso più fare get double, quindi devo fare get double prima di chiudere la connessione e return dopo aver chiuso la connessione. Quindi questa variabile qua intermedia mi serve. Sì. Ma allora, si potrebbe, la domanda è perché uso double come classe wrapper anziché double come tipo primitivo? Non c'è una vera ragione, in realtà Java ormai è talmente agile nel convertire, fare boxing e unboxing delle variabili che è assolutamente indifferente come, come prestazioni. Io uso double come classe perché ad esempio qua posso fare return null. Se c'è un errore non è un return null. Un double può ritornare un null perché è una classe, mentre un double con la D minuscola che è un oggetto primitivo devo comunque ritornare un valore che sia un numero, non posso ritornare un null, no? Al posto di un double, e quindi mi dà questo grado di libertà in più di capire se l'oggetto c'è o non c'è per comodità, ecco. Però è indifferente. In più gli oggetti possono essere nulli, che ha questo vantaggio. Ok, vediamo se funziona questa cosa qui. Ok, quindi vi fate una query di average e restituito un singolo valore a fronte di un singolo business, chiaro, e eseguiamo quindi questo codice. Dopo che l'ho eseguito dovrò stampare ad esempio, anche qua stamperò magari il numero di stelle e il valore della prima. Print line, ho dimenticato un pezzo. System.out.println stelle.get di 0. Così verifichiamo che il numero di stelle sia uguale al numero di business e il valore sia uguale a quello al 4,27 che abbiamo visto prima. Quindi faccio run. E sto aspettando un attimo perché nel frattempo cosa sto facendo? Sono in questo ciclo e quindi sto facendo 11.000 query di tipo average, che per carità nessuno muore, richiedono un certo tempo, 4,54. Lui dava 4,5, che è chiaramente l'approssimazione del 4,54 che aveva. È chiaro che se mi servisse questo 4,54, cioè la media del primo, faccio una query e sono a posto. Però per come l'ho impostato voglio fare la media di tutti. E quindi abbiamo visto che richiede un certo tempo, magari proviamo a quantificarlo questo tempo, no? Mettiamo un timer. Long start time uguale system.nanotime prima di fare, prima di iniziare il ciclo, diciamo, e poi long end time system nano time. E quindi possiamo anche alla fine stampare quanto tempo ci abbiamo messo. Time uguale. Che cosa? La differenza tra end time meno start time allora, nano time restituisce il tempo in
nanosecondi, se non sbaglio, dal nome. Adesso nanosecondi è un'unità di misura un po' piccola, quindi possiamo provare a stamparlo in millisecondi, ad esempio, no? Quindi da nanosecondi, nano, micro, milli, un milione, diviso 1 e 6, millisecondi. Ok, quindi fotografo il clock di sistema, l'orologio di sistema, prima di iniziare il ciclo, dopo che il ciclo è terminato, calcolo la differenza e stampo quanto vale questa differenza. Quindi adesso dobbiamo rifarlo. Aspettiamo un attimo che finisca. Nel frattempo mi preparo la calcolatrice. Quindi lui ci ha messo 14.000, vabbè, non c'è bisogno della calcolatrice, 14.000 millisecondi per eseguire 11.500 query. Quindi in pratica ci ha messo un po' più di un millisecondo per ogni query. Tutto sommato, buon risultato. Però ricordiamoci cosa sta facendo questo codice. Chiama tante volte la funzione average star, se non può fare diversamente, a meno di non fare una funzione che faccia una query unica, che calcoli con tutte le medie col group by, ma sarebbe forse un modo più efficiente, ma non mi permette di parlare di connection pooling. Ogni volta che chiamo average stars, chiamo una get connection. Ogni volta che chiamo get connection, sto aprendo una nuova connessione a livello di driver manager. Allora, ricordiamoci questo numerino di 14.000 millisecondi e vediamo se qualcosa migliorerebbe se anziché una connessione semplice usassimo un connection pooling, come abbiamo accennato la volta scorsa. Ok? Vuol dire che al posto di questo metodo getConnection ne implementeremo uno diverso che restituisca appunto una connessione dal pool. Anche qua sarà un altro metodo di nuovo che ho la stessa signature, getConnection, throws SQL, è uguale, insomma, deve essere lo stesso tipo di metodo, in modo che nessuno dei metodi del DAO si possa mai accorgere che gli ho cambiato le carte in tavola. Throws, dimenticato la parolina throws. Però internamente l'implementazione sarà diversa. Sarà diversa usando, come abbiamo visto velocemente la volta scorsa, la libreria Icari CP, che a livello di codice funziona in modo molto semplice. Io ho un oggetto di tipo data source che devo inizializzare, creare e inizializzare con i dati della connessione, e questo lo devo fare una volta sola. E poi una volta che ho creato questo data source posso chiamare quante volte voglio getConnection. Quindi il mio metodo della dbConnect riceve una chiamata getConnection e lui come prima cosa deve dire: aspetta un attimo, ma il data source ce l'ho già oppure no? È già stato creato oppure no? Lui deve ricordarsi se questo data source è stato creato o no per essere sicuro di creare una volta sola. Perché creare un data source è un'operazione ancora più pesante che creare una singola connessione, perché ne crea un pool, un gruppo di connessioni. Non possiamo crearle ogni volta. Lo si crea solamente alla prima query che il programma farà. Quindi questo oggetto data source deve essere ricordato dalla classe dbConnect. Ma poiché la classe dbConnect non la stiamo istanziando perché è un metodo statico, anche qua potremo memorizzare staticamente la classe, la data source. Quindi noi dobbiamo installare un data source che è un oggetto di tipo Icari data source. Che
prendiamo da questa libreria qua, che in questo progetto è già stata caricata con Maven, già stata specificata, no? Se avete un vostro progetto che non è stato derivato da questo template di Maven, dovreste ovviamente andarvi a specificare che il progetto deve caricarsi questa libreria. Quindi abbiamo data source, una variabile di classe, una proprietà della classe definita statica, perché così posso accedervi dal metodo statico getConnection e chiedermi se data source è ancora null, non è ancora stata creata, la creiamo. Crea la data source, che è connection pooling, è il nome che dà JDBC al concetto di connection pooling, lo chiama data source. Quindi data source uguale new Icari data source, e poi dovrò impostare il set data source punto set JDBC URL, passandogli praticamente la stessa stringa di connessione, escluse le credenziali, perché questa libreria le vuole separate. Vabbè. Quindi gli dirò, senti, la data source deve collegarsi a questo database, deve collegarsi con questo username e con questa password. A questo punto è stata creata, e la prima volta che chiamo getConnection ovviamente si crea questo, le volte successive lui lo troverà già diverso da null e quindi non la ricrea più, ma riusa semplicemente il valore che aveva prima. Qui uso queste variabili statiche per creare un cosiddetto singleton, cioè un oggetto di cui ne può esistere un'istanza sola. Devo fare in modo che nel mio programma nessuno possa fare due volte una new di una data source. E quindi proteggo la new della data source sotto la condizione che essa non esiste. Ma perché essa non esista, devo essere sicuro che diverse eventuali istanze della classe DB Connect non possono crearne ciascuna la sua. E quindi questa variabile deve essere data source, deve essere condivisa tra tutte le potenziali istanze di data source, di DB Connect. Poi noi DB Connect non lo istanzieremo mai, ma è una scelta nostra. Così siamo sicuri che l'unico modo per creare una data source è chiamare getConnection quando nessuna data source è mai stata creata finora. È uno dei pattern di programmazione che ci garantisce che di un certo oggetto se ne crei uno solo, e quindi c'è un punto d'accesso che agisce o come factory, cioè la prima volta me lo crea, oppure come getter normale, cioè le volte successive lo usa senza crearlo. Fatto questo, vabbè, facilissimo. Questo getConnection cosa implementa? Implementa data source per il punto getConnection. Punto getConnection. Vedete che questo metodo getConnection non è il getConnection di driver manager, ma è getConnection di Icari data source, che mi dà in prestito uno dei metodi, una delle connessioni che a questa new sono state aperte. In realtà è ancora leggermente diverso, perché è alla getConnection che effettivamente lui le apre, perché finora ho solamente impostato dei dati e non gli ho detto apri le connessioni. La prima volta che gli chiedo dammi una connessione per davvero, lui ne apre 10 e mi dà la prima. Mi pare che sia 10 il numero che ha come, impostato come default. Allora, se così è vero, noi abbiamo semplicemente sostituito, e poi magari la ritorniamo questa qua, la restituiamo a chiamante. Quindi abbiamo semplicemente sostituito questo driver manager.getConnection
con datasource.getConnection. Dimmi. Perché l'abbiamo fatto? Facciamo run. Perché siamo scesi da 11.000 a 2.000 millisecondi nel tempo di esecuzione delle query. Cioè vuol dire che di quegli 11.000 millisecondi uh, 9.000 venivano usati per fare open e close di connessioni verso il database e 2.000 venivano usati per eseguire effettivamente le query. Quindi avevamo l'80% del tempo mal contato sprecato, in cui il programma Java non faceva nulla, il database non faceva nulla, semplicemente era il tempo di setup della connessione che ogni volta andava aperta, ogni volta andava controllata la password, eccetera eccetera. E poi dopo che fate una query che dura 2200 diviso, 1000, diviso 11.000, quindi dura un millisecondo la query, ma che la query durasse un millisecondo già lo sapevamo, ce lo diceva Heidi. Se io faccio run di questo, Heidi mi dice che la durata di questa query è inferiore al millisecondo. Ma perché noi ne usavamo questi sono 2000 su 11.000, scusate, non dura un millisecondo, è 0,1 millisecondi, un decimo di millisecondo la query. Ne ho fatte 11.000, ci ho messo 2 secondi. Quindi l'utilizzo della data source ci complica un pelino la classe driver DB Connect, ma azzera, concentra all'inizio tutto una volta sola l'apertura delle connessioni. E quindi nel caso in cui il nostro programma debba fare poche query grosse, non vediamo la differenza. Nel caso in cui il nostro programma debba fare molte query piccole, c'è una differenza abissale, cioè l'80% più veloce. Dimmi. Come gestiamo, cioè provate solo la questione di gestire la saturazione del pool di connessioni quando la connessione. Allora, queste connessioni sono, come dicevo, prese in prestito, no? Quindi quando la mia applicazione chiama la getConnection, dove è finito il mouse? Quando io chiamo la getConnection prendo in prestito una di queste connessioni. Nel momento in cui faccio close, questa connessione la restituisco. Il fatto di aprire più connessioni contemporaneamente permetterebbe al mio programma di tenere aperte più query contemporaneamente, nel limite massimo del numero di connessioni previste dal connection pool. Nel tipo di programmi che facciamo noi, in realtà usiamo una sola connessione per volta. Quindi il fatto che questo pool abbia 2, 5, 10, 100 connessioni, di fatto non ce ne accorgiamo. Perché io faccio una query, la apro e poi subito faccio close, perché non tengo quella connessione aperta per fare altre cose, mentre in parallelo JavaFX fa, alla fine sequenzializza le operazioni. Noi non impareremo a lanciare dei task in background che su thread separati fanno una serie di query mentre un altro thread fa altre query. Allora a questo punto avrei thread diversi che ciascuno usa alcune di queste connessioni. Se il programma viene eseguito in modo sequenziale, in realtà prendiamo in prestito una sola connessione per volta, le altre sono tutte libere. Nel caso in cui il programma avesse delle componenti parallele, quindi usasse più connessioni in parallelo, possono succedere due cose a seconda di come si configura la data source. La cosa più semplice è quando io ho esaurito le connessioni disponibili, mi devo aspettare. Quindi la chiamata getConnection blocca, diventa bloccante, e ritorna solo quando una connessione sarà stata restituita da qualcuno degli altri thread in parallelo. Oppure, se configuro DataSource in un certo modo, aumenta il numero di connessioni. Quindi ce ne sono 10, non gli bastano, ne apre altri 10, fanno 20. Chiaramente non puoi andare all'infinito, se no a un certo punto il database ti dice: senti, basta, no? Non supporto più di tante connessioni lato server. Sarà il server stesso che ti dice basta, no? Il numero di connessioni normalmente è configurato abbastanza a fisarmonica, nel senso che le data source più intelligenti sono in grado di chiudere le connessioni se vedono che il programma ne usa poche e riaprirne le altre se ne hanno bisogno. Ma in ogni caso, quando raggiunge il limite massimo, getConnection blocca e aspetta che il tuo programma ritorni. E infatti questo fenomeno lo vediamo bene
quando facciamo un baco. Se io mi dimenticassi qua la connection.close nella metodo average stars, che so che chiamiamo molte volte, vorrebbe dire che ogni volta che chiamo average stars prendo in prestito una nuova connessione, ma non la restituisco mai. Allora vediamo come si comporta il programma in questo caso, perché è un comportamento un po' strano e dobbiamo imparare a riconoscerlo. Quindi dimentico di restituire la connessione al pooling e quindi di fare connection.close. Allora, il programma parte, e apparentemente è bloccato. Perché è bloccato? Ma è bloccato perché supponiamo che abbia aperto 10 connessioni, il pool, le prime 10 query average stars hanno preso ciascuna proprietà di una di queste 10 connessioni. L'undicesima ha detto, oh, devo dargli una connessione, non ce n'ho libera in questo momento, quindi lo metto in attesa. Il concetto di mettere in attesa avrebbe senso se qualcuna delle altre 10 prima o poi venisse restituita, ma noi ci siamo proprio dimenticati di restituirla e non abbiamo nulla che vada in parallelo che possa restituirle mentre io sto aspettando. E quindi questa attesa è destinata ad essere un'attesa infinita. Infatti a un certo punto il connection pool dice, senti Ciccio, hai qualche problema, perché dopo un certo timeout, che in questo caso lui ha impostato come 30 secondi, che è un'impostazione del data source, dice guarda che non riesco a darti dopo 30 secondi la connessione che mi stai chiedendo. E ogni 30 secondi lui ci riprova e se non ci riesce dà un'eccezione. Quindi se vediamo un'eccezione di questo genere, la diagnosi è semplice. Ho esaurito le connessioni in richiesta perché probabilmente mi sono dimenticato di restituirle. Lui non mi dà l'errore del tipo sono finite le connessioni, proprio perché ha questo meccanismo di attesa pensato per programmi multithreading. Ma noi che siamo single thread, o la restituiamo subito oppure non la restituiremo mai. Quindi abbiamo fatto questo giochino essenzialmente per apprezzare la differenza, appunto, l'80% del tempo per una query semplice viene sprecato in connessione. Questo vuol dire che da adesso in avanti noi useremo sempre questa dbconnect qua. Ok? E non useremo più il driver manager direttamente per questo motivo. In realtà poi dentro Hikari Data Source ha delle altre ottimizzazioni per cui se si accorge che stai facendo la stessa query più volte, lui evita di farla riparsificare, riottimizzare il database. Ma sono ottimizzazioni secondarie rispetto a quella principale, che è quella del tempo di connessione. Ok? Quindi questa è, se vogliamo, la dimostrazione un po' pratica del fatto che effettivamente questi qui c'erano dei numerini messi lì, ma noi li abbiamo rivisti, siamo passati da 11.000 a 2.000 su un task relativamente semplice. L'altra cosa di cui volevo parlare, che fa sempre parte, diciamo così, delle ottimizzazioni nell'uso del database, in particolare nella gestione delle relazioni, è il problema dell'identità. Immaginiamo, e che salta fuori soprattutto nelle relazioni molte a molte, oppure quando faccio più query i cui risultati possono essere sovrapposti. Se andiamo a vedere che cosa fa genericamente, mediamente, normalmente uno dei nostri DAO. Uno dei nostri DAO fa delle new. Ok? Quindi ogni volta che io chiamo un metodo del DAO, lui mi restituisce una lista e questa lista conterrà degli oggetti nuovi di pacca, appena creati. Allora, se ho un metodo come questo che mi restituisce tutti i business, vabbè, chi se frega, ok? Mi restituisce tutti una volta sola e quindi sono oggetti nuovi.
ma li creo una volta sola, perché faccio una query unica in cui li leggo e li creo tutti. Ma se dovessi invece creare oggetti o fare delle query che mi restituiscono a volte sotto insiemi di oggetti, e questi sotto insiemi magari possono essere sovrapposti, avrei il rischio magari di avere due volte lo stesso oggetto. No? Immaginiamo nel nostro database di revisioni che io voglio sapere quali sono i ristoranti che sono stati rivisti da questo utente qua, da Nader, che ne ha rivisti parecchi, 187. E vabbè, poi dopo voglio scoprire i risultati, i business che sono stati revisionati da Mark, che ne ha rivisti 141. Io potrei benissimo fare un metodo del DAO, no? Che partendo dallo user ID mi restituisce la lista di business. È una query semplicissima, basta prendere quella che avevo già, aggiungere una clausola where, where user ID uguale, fine. Poi devo fare, vabbè, devo fare la join con la tabella reviews, lo faccio in fretta. A questo punto avrei due liste di business che contengono oggetti diversi, ma può darsi che lì in mezzo ci siano degli oggetti che rappresentano lo stesso business. Allora, Java non è così scemo, si accorge se due oggetti rappresentano lo stesso dato, come? Attraverso il metodo equals, che lavora sul business ID. Sta di fatto però che questi due oggetti sono diversi. E da un lato ho creato due volte un oggetto quando potevo averne uno solo, e quindi sto, tra virgolette, sprecando memoria. Ma soprattutto, avendo lo stesso dato memorizzato in due oggetti diversi, se mai dovessi modificarlo questo dato, è un pasticcio. Se io dovessi modificare perché magari c'è stato un voto in più, quindi incremento il numero di stelle, ho due oggetti business che rappresentano lo stesso business, se incremento il numero di stelle in uno, non è che in automatico si incrementa il numero di stelle nell'altro, cioè diventano divergenti. Allora, fino a quando li leggo è un conto, se devo invece memorizzare dei dati in più che si evolvono, è un problema avere oggetti diversi. Quindi questo è il primo problema, cercare di fare in modo di non creare oggetti duplicati. Motivazione, ottimizzare la memoria, tutto sommato me ne frega poco, e permettere la modifica coerente dei dati, e questo magari mi interessa di più. Se devo modificare i dati, magari nel mio programma non devo modificare, quindi queste due motivazioni non servono, e allora quello che vi sto per spiegare non ci servirà. C'è un terzo caso che si riconduce a questi qui, o meglio, si trova la stessa soluzione, un altro problema che trova la stessa soluzione, che è il problema di cui parlavamo la volta scorsa quando parlavamo delle chiavi esterne. Dove abbiamo detto, vabbè, ok, creo l'oggetto, ma a un certo punto nella query ho il valore e per passare dal valore all'oggetto cosa devo fare? Devo scandirmi la lista, no? Per trovare l'oggetto che ha quel valore lì. A meno che, avevamo detto en passant, adesso lo riapprofondiamo, a meno che io, man mano che leggo i valori, mi creo anche, oltre a mettere i business in una lista, li metto anche in una mappa, che mi permette di ricordare o di accelerare l'operazione di trovare un business dato il suo ID. Questo tipo di strutture dati che si possono usare, sono basate su mappe, no? E noi le useremo principalmente dentro il DAO, perché è il DAO che crea gli oggetti, leggendo il database. L'idea è, quando io creo un oggetto, oltre che aggiungere una lista, lo aggiungo anche in una mappa, indicizzandolo, qual è la chiave di questa mappa, con l'ID, con la sua chiave primaria. Quindi in realtà l'oggetto lo creo una volta, poi quello stesso oggetto lo aggiungo a una lista e lo aggiungo anche a una mappa. La volta successiva che dovrò creare questo oggetto, prima di crearlo, prima di fare la new, vado a vedere per caso, e ce l'ho già? Ma per caso ce l'ho già non lo vado a vedere scandendo la lista.
ma lo vado a vedere semplicemente interrogando la mappa. Gli passo l'ID e dico, tu ce l'hai questo elemento? Sì, se sì, metti lui nella lista. Adesso qua tu parla tante parole, ma volevo solo arrivare al... no, non c'è. All'implementazione. Quindi questo cosa vuol dire? Che quando io ho una cosa di questo genere, una query di questo genere, un metodo del DAO di questo genere, potrei arricchirlo dicendo questi dati li memorizzo anche in un'altra struttura dati. Quindi in questo caso è una mappa che deve mappare il business ID sull'oggetto business vero e proprio. Per ora la metto qui locale, ovviamente locale al metodo non serve a niente, poi ci ragioniamo su dove metterla questa struttura dati. Okay? Per ora lo scrivo solo qui e poi ci ragioniamo. È una mappa, una map, che ha come chiave l'ID dell'oggetto, quindi in questo caso una stringa, e come valore l'oggetto stesso. E la chiamiamo business ID map, identity map, mappa che mi conserva l'identità degli oggetti, cioè mi permette di raggiungere in modo univoco un oggetto, essere sicuro che un oggetto venga creato una volta sola. Adesso chiaramente ci importiamo mappa e ci importiamo hashmap. Quindi ci mettiamo d'accordo con noi stessi, quindi scegliamo per convenzione che ogni volta che leggiamo un nuovo business dal database, oltre che memorizzarlo nella collection, nella lista che dobbiamo memorizzare, lo memorizziamo anche in questa hashmap. Quindi vuol dire che questo B, dopo che l'ho aggiunto alla lista, mi ricordo di metterlo nell'ID map, put, aggiungi un elemento con chiave, cos'è la chiave? B.getBusinessID, il valore è B stesso. Quindi una mappa in cui posso istantaneamente risalire dall'ID all'oggetto, senza fare nessuna scansione. E questo quando devo muovermi da una classe all'altra attraverso le relazioni, il fatto di poterlo fare, non dico istantaneamente, ma la velocità di accesso a una mappa, rispetto a dover scandire la lista, sicuramente mi cambia le prestazioni. Ma non solo, il fatto di avere tutti i business che ho già letto memorizzati in una mappa fa sì che appena ho letto qualcosa dal database potrei decidere che non è più necessario creare un oggetto nuovo perché già ce l'ho. Quindi prima di creare l'oggetto mi conviene andare a vedere se per caso ce l'ho già. Se dentro la identity map esiste contains key dell'ID, o meglio se non contiene metto un not davanti, allora effettivamente devo leggerla, altrimenti non ho nulla da fare. Allora invece dentro result lo metto, no scusate, lo giro al contrario, tolgo questo not, forse così è più semplice da leggere. Allora, io qua mi chiedo, sono dentro una query, sto leggendo i risultati che arrivano dalla tabella, vedo un certo business ID e mi chiedo, questo business ID l'ho già visto? Cioè, c'è già come chiave nell'ID map? Se l'ho già visto, non ho bisogno di creare nessun nuovo oggetto, questo oggetto ce l'ho già.
E quindi ovviamente lui mi chiede il metodo di dargli la lista di business, ovviamente gli devo dare la lista del business, per il fatto che l'ho già visto non mi autorizza a non dartelo nel risultato, no, però te lo posso dare nel risultato in modo molto più semplice, result.add del B che già avevo, del business che già avevo dalla identity map, business, id map, punto get dell'id. Vabbè, facciamolo, sono stufo di scriverlo, string id uguale così. Di business id map.getdd, business punto get di id, quindi anche qua posso mettere id se voglio. Quindi ho la riga della tabella, vado a vedere l'id, la chiave primaria, e mi chiedo: la chiave primaria è già nella mappa? Se sì, allora l'oggetto che devo restituirti nel risultato ce l'ho già nella mappa, è il valore di quella mappa, punto get, dammi col get l'oggetto che ci ho messo prima, l'oggetto intero che contiene tutti i campi. Quindi passo in modo istantaneo dall'id all'oggetto per gli oggetti che ho già visto, ovviamente, che ho già letto in passato. Altrimenti, se invece non ce l'ho nella mappa, vabbè, niente, creo l'oggetto, come facevo prima, la prima volta dovrò sicuramente crearlo, e anche metterlo nella mappa. Poi qui ho fatto casino, scusate, mi sono perso il result.add db. Quindi ovviamente il result metterà dentro sia gli oggetti nuovi che quelli già riusati, ma in più per ogni oggetto nuovo viene aggiunto la mappa, e le volte successive so già che non dovrò creare nuovi oggetti. Ok? Sì? In questo caso stiamo prendendo la tabella business. Allora, questo è un meccanismo generale, no? In questo caso dentro questa singola query non serve a niente, ok? Perché questa query non mi darà mai dei risultati duplicati. Ha senso questo meccanismo quando io ho tipicamente delle query che o posso, come già, attraverso la tabella review che ha risultati molti a molti, oppure faccio tante query separate i cui risultati potrebbero essere sovrapposti. Allora il fatto che implementare queste query con un meccanismo di identity map mi garantisce che nelle collection che ottengo ho gli oggetti, diciamo così, controllati, no? La creazione degli oggetti controllati. In questo caso qua non serve a nulla. Ma non serve a nulla soprattutto perché, ve l'ho detto che ci avremmo ripensato, messa qua questa mappa viene buttata via ogni volta. No? Cioè questa mappa qua io la creo ogni volta che chiamo il metodo, quindi non serve a niente. Funziona un po' come cache, ma per la durata della singola chiamata. Invece la cosa interessante è quando faccio più chiamate diverse, lei si ricorda, no, gli oggetti della volta precedente. Allora devo fare in modo che questo oggetto persista, sia persistente rispetto a quel metodo. Quindi qualcuno potrebbe dire: beh, per metterlo persistente non lo devi mettere dentro il metodo, lo devi mettere dentro la classe. Se lo metto dentro la classe, allora quando uno crea un nuovo Yelp DAO viene creata l'identity map, poi se quel DAO lì crea più, chiama più metodi, in realtà questi metodi lavoreranno tutti con la stessa mappa, perché è una proprietà dell'istanza. Però se io poi creassi un altro oggetto Yelp DAO, quest'altro oggetto ripartirebbe da capo, perché questa inizializzazione qua delle proprietà avviene al tempo del costruttore, in pratica, no? Quando faccio new Yelp DAO, andiamo a vedere il nostro test. Qui ho fatto una volta questo new, ma immaginiamoci che però nei nostri metodi del model
ogni metodo del model crea il suo, la sua istanza di DAO e poi gli chiama i metodi. Quindi è vero che messo qua sopravvive più a lungo, nel senso che io posso chiamare più volte più metodi di questa classe DAO e condividono tutti questa identity map, ma poi quando un altro metodo del model creerà un altro di nuovo la classe DAO, questa qua riparte da capo. Allora diciamo, ma no, ma io voglio che sta roba qua rimanga. Allora perché non la faccio statica? Se la faccio statica viene automaticamente condivisa tra tutte le istanze della classe DAO, della classe Yelp DAO. Quindi questa è una possibile soluzione. La classe DAO normalmente non ha memoria, no? Dicevamo, ha solo dei metodi che eseguono del lavoro. Così le stiamo dando una memoria condivisa che in qualche modo cerca di non ripetere mai due volte la stessa creazione di oggetto, ricordandosi gli oggetti vecchi. Questa è una possibile soluzione, secondo me non è ancora la soluzione migliore fino in fondo. Perché? Perché in questo modo questa classe, Identity Map, è accessibile solo dall'interno del DAO. Allora, dice, l'abbiamo creata per lui, ma ho l'impressione che in alcuni casi al model farebbe molto comodo averla. Cioè immagina che l'utente a un certo punto inserisce il nome di un utente, un ID di un utente, oppure lo seleziona da una tendina. L'utente clicca qualcosa sull'interfaccia e tu vuoi tirare fuori i dati di quell'elemento. Allora questa è un'operazione in cui è il model che dovrebbe partire dall'ID e tirare fuori i dati. E sarebbe tanto comodo che il model avesse questa identity map. Quindi quello che sto cercando di convincervi è che queste identity map non fanno parte dello stato del DAO, ma fanno parte dello stato del modello. Così come l'elenco dei business fanno parte dello stato del modello. Cioè se io facessi una classe model, che deve gestire questi business, io metterei come variabile di istanza della classe model, non c'è bisogno di fare static perché di model ne creiamo uno solo, quindi lui è, però creerei sicuramente una lista di business che sono tutti i businesses e la mappa che gestisce l'identità dei business. E poi, quando vado a inizializzare questi oggetti, che ne so, magari nel costruttore, quando costruisco il model, potrò inizializzare, mi creo un nuovo DAO, perché ovviamente questi dati li devo leggere dal database, quindi Yelp DAO, DAO uguale new Yelp DAO, e tendenzialmente cosa farò? Qui devo importarlo dal package DB, tendenzialmente cosa farò? Beh, mi vado a mettere this.businesses, mi leggo i business dal database, no? Uguale DAO.readBusinesses. Questo è quello che farebbe un modello quando parte, ok, vengo attivato, mi leggo i dati di cui ho bisogno dal database. Però vorrei che questa operazione di read businesses mi andasse a popolare anche l'identity map. Quindi quell'identity map, così se mi serve più avanti ce l'ho io come modello. Quindi io come modello avrò sia il business che l'identity map. Questa identity map come posso fare? Posso passargliela come parametro al DAO e il DAO semplicemente ci lavora sopra. Cioè non è più sua questa mappa, è la mappa del modello e il modello gliela passa e dice: senti, mentre fai le query però mi raccomando usa queste identity map per ottimizzarti il lavoro. Quindi in questo caso
questa identity map non è più una variabile della classe, ma diventa un parametro del metodo. E il main, l'unica cosa che devo ancora fare nel modello, ovviamente, è crearlo questo oggetto. Quindi prima di chiamare il metodo, ovviamente passandoci in IDMap, che adesso è nulla, devo inizializzarla. This.businessIDMap. Uguale new hashMap. Ok? Quindi questa è una tecnica che ci complica un pochino il lavoro, fa sì che ogni volta che abbiamo una collection di dati a livello di modello, se ci serve, e insisto di nuovo su se ci serve, possiamo creare una mappa per facilitare l'accesso per chiave a quegli elementi. Poi mantengo anche la lista, perché la lista mi permette l'accesso per ordine, ordinato, mentre la mappa è disordinata. Quindi ho gli stessi oggetti, non ho il doppio della memoria, perché gli oggetti business sono sempre gli stessi, semplicemente li ho messi linkati in due collection diverse. Ho gli stessi oggetti accessibili sia all'interno di una lista che attraverso una mappa con un accesso veloce per chiave, in questo caso per ID. E chiedo ai metodi del DAO ad aiutarmi, da un lato, a usare questa mappa per evitare di creare oggetti duplicati, che è quello che facciamo qua. Se ce l'ho già, usalo e non creare uno nuovo. E dall'altro, aiutarmi a aggiungere a questa mappa gli eventuali oggetti nuovi che invece dovessi incontrare. Ma la proprietà della mappa, i suoi dati, li tengo in pancia al modello, perché così, se dentro gli altri metodi del modello deve fare elaborazioni per cui deve passare da chiave a oggetto, lo fa facilmente senza dover fare un ciclo di ricerca. Io insisto ancora una volta sulla frase che ho detto: se mi serve. Ok? E mi può servire. Abbiamo accennato prima in tre casi. L'ultimo è quello più facile da capire. Se dentro il modello mi accorgo di aver bisogno di passare più volte dall'ID all'oggetto, quindi per evitare di fare una ricerca mi faccio una mappa per di fatto precalcolare i risultati di quella ricerca. Gli altri due casi sono: il primo, abbiamo detto, risparmio di memoria, perché creo meno oggetti, ma è quello che ci interessa di meno. Secondo è: se ho oggetti che possono essere modificati o modificabili, allora è importante non duplicare oggetti che sembrano equal, perché ricordiamoci che l'equals lavora sull'ID, ma se poi di uno cambia il numero di stars rispetto all'altro, Java pensa che siano equals questi oggetti, ma sono oggetti diversi, e a seconda che stampi uno o che stampi l'altro, stamperà dei valori diversi, quindi poi crea delle stranezze nel programma e dice: ma pure quell'oggetto lì è lo stesso, l'ho incrementato il numero di stelle, perché non si vede? È perché in realtà non è lo stesso oggetto, ma è un altro oggetto che inizialmente erano uguali, ma poi modificato uno e stampato l'altro. Questo può succedere. Quando inizieremo i grafi, questo succederà molto spesso, perché quando creiamo i grafi, creeremo i vertici, creeremo gli archi, eccetera, e se creiamo oggetti diversi ogni volta, rischiamo di modificare l'oggetto diverso da quello che immaginavamo, e quindi in quel caso ci sarà utile. Se ricado in uno, sono tre casi, diciamo che il primo della quantità di memoria lo cancelliamo subito, non ci cambia, vuol dire che al massimo usiamo, che ne so, il doppio della memoria, ma chi se frega, tutto sommato, no? Non siamo così tirati di memoria, ma se sono in uno di questi due casi, valuto se sia il caso di creare un identity map. Se non sono in uno di questi due casi, ma non ci penso nemmeno, ok?
Io ve lo dico, diciamo così, con insistenza, perché poi vedo all'esame, no, che tutti, oh, no, tutti non esiste, tanti partono, dicono, ok, implementiamo il metodo, allora devo fare la query, devo fare l'identity map, devo fare... No, aspetta, la fai se ti serve. Così come popolare le relazioni, che non abbiamo ancora visto, perché non abbiamo trovato un esempio in cui fosse necessario, lo fai se ti serve. Okay, sono tutte tecniche che impariamo perché ci possono servire in alcuni contesti, però non partite sempre dal pensare alla soluzione più complessa. Facciamo quella più facile e se poi ci serve la complichiamo. Tra l'altro, ultima parentesi, poi vi lascio di 20 secondi, io l'identity map la posso anche costruire a posteriori. Cioè, se il DAO non mi costruisce l'identity map, ma il modello ne ha bisogno, e in qualunque momento la posso costruire, basterà fare semplicemente una scansione della lista e per ciascun elemento aggiungerlo alla mappa. Così. Cioè, immaginiamo che il DAO mi restituisca solamente una lista, ma io abbia bisogno dell'identity map perché mi serve dopo. Scandisco la lista una volta, mi creo la mappa travasando i riferimenti agli oggetti e da questo momento in avanti ce l'ho. Nel caso in cui uso un metodo del DAO semplice che non abbia questo lavoro qua. Non mi risolve il caso 2, cioè il caso 3, la terza esigenza c'era quella di permettere al DAO di fare un passaggio veloce, quindi mi creo questa struttura dati di accesso. Non mi risolve il caso 2 della duplicazione degli oggetti, perché in questo caso se io avessi diversi metodi del DAO che a questo punto creano oggetti indipendenti, li metto in realtà più oggetti nella stessa mappa. O meglio, visto che la chiave è univoca, dei vari oggetti che creo ne scelgo uno e vado avanti con quello. Però potrei avere degli oggetti nelle liste che sono diversi da quelli nella collection, nella mappa, quindi non va tanto bene. No? Ovviamente sono in mutua esclusione queste cose, o la mappa la faccio popolare dal DAO, oppure faccio lavorare il DAO senza mappa e me la costruisco nel modello. A monte di tutto, la domanda se mi serve. Per sapere se ci serve, beh, dovremo poi entrare nei singoli esercizi e vedere, cioè, alcune volte diremmo, beh, qui ci farebbe comodo fare un identity map. E come tutti i pattern di programmazione, una volta capito il nome, no, di quel pattern, sappiamo di che cosa dobbiamo implementare, dove, eccetera, come usarlo. Ok? Allora, questo qua lo metto come commento, ma nel frattempo vi posso lasciare andare. Quindi avete un po' di pausa prima della lezione successiva.